Roberto Barbagallo, sindaco di Acireale. Oggi si scrive insieme alla città un pezzo importante, bello di questa città, si scrive una pagina di storia in ricordo di Francesco Vecchio, vittima innocente della mafia che non ha mai ricevuto giustizia, e invece ci sarà questo grande spazio dedicato a lui. Sì, assolutamente sì, si scrive una pagina importante, un segnale forte che stiamo dando tutti, a noi stessi per primi e alla città, alle associazioni, a voi, a noi, a chi ha voluto fortemente che ci fosse oggi questa intitolazione, in uno spazio dove tanti ragazzi quotidianamente vengono, che è stato anche, come dire, un po' abbellito, arricchito, stiamo continuando a colorarlo, è uno spazio, ripeto, dove tanti ragazzi vengono e chiaramente questa targa darà a loro un segnale forte, perché oggi è importante fare memoria e pensare a tutte quelle persone oneste che hanno, ahimè, perso la propria vita per la libertà, per la legalità, per l'onestà. Incontro Don Luigi Ciotti. Da sempre in difesa della legalità, per il ricordo delle vittime di mafia. Oggi Acireale è contenta della sua presenza e soprattutto dell'intitolazione a Francesco Vecchio, vittima innocente della mafia, e Ambro Soli. Due parole per questo. Sono due cittadini italiani che non si sono voltati dall'altra parte, che hanno avuto il coraggio di avere più coraggio, che hanno pagato la loro coerenza con la vita. La mia preoccupazione è che non diventino solo degli eventi, delle celebrazioni, non basta intitolare una lapide, i loro nomi devono essere scritti innanzitutto nelle nostre coscienze. Fa molto piacere che questa città ricorda Vecchio e Ambrosoli. Mi fa piacere vedere che i giovani partecipano e la marcia vuole essere un modo per ricordarci che il miglior modo di fare memoria è quello di impegnarci di più tutti. Incontro Pierpaolo Vecchio, siamo al Largo Francesco Vecchio. Sì, finalmente la città ha inteso riconoscere questo tributo a mio padre, che deve rappresentare per tutti un esempio di giustizia, di persona che ha fatto fino in fondo il suo dovere. Ritengo che sia quello che dovremmo fare un po' tutti. So che è una cosa difficile, ma dobbiamo metterci impegno affinché anche questo suo sacrificio non sia poi vano. Oggi è una bella giornata perché questo rimarrà come pagina di storia. Tutti quelli che verranno qua sapranno di chi è questo piazzale, a chi è stato intestato. Sì, oggi è una bella giornata, poi devo dire che maggio per noi è sempre stato un mese importante. Il 18 maggio è nato mio padre, il 18 maggio è nato anche mio figlio Vittorio, oggi è l'11 maggio e questa intitolazione considero una rinascita di mio padre, come se mio padre fosse nato per la seconda volta e questa volta nessuno lo potrà uccidere. Oggi Acireale intitola una via alla immensa figura di suo padre, di questo è bello anche per la presenza di tanti ragazzini, ci dica due parole su questo. Certo, siamo molto felici proprio come famiglia tutte le volte che viene ricordato papà e che viene organizzato qualcosa in suo ricordo. Tra l'altro oggi in contemporanea viene intitolata un'altra via anche a Deboli, a papà. Per cui è senz'altro una giornata di festa per noi e la presenza di tanti giovani ci dà grande speranza. Speriamo diventi un luogo di ritorno per molti. Grazie.